Sperla. Castello. Почему-то вспоминается каста, слово. Другая каста людей. Кастаньетты. Музыка. Кастаньет. Кастанью, каштаны, кастаньеты, каста. Ой, как все интересно. О, Кашуня. Чудеса. Символ старинный. Ого. Просто уникально. In quanto Francesca Grimaldi sposa Luca Doria. Agostino Grimaldi in ogni caso prese il castello di Dolceacqua e gli mandò il suo luogotenente, Bartolomeo. La situazione si risolverà solo con l'intervento di Andrea Doria, il grande ammiraglio genovese, che chiederà la protezione dei Savoia per riacquistare il controllo su Dolceacqua. Questa mossa di colui che riformò più volte gli statuti della Repubblica, trasformandola in una vera e propria signoria aristocratica, si rivelò utilissima allo scopo che si era prefisso, ma finirà paradossalmente col tempo per decretare la fine del castello di Dolceacqua. Ma chi era Andrea Doria? Ammiraglio. C'era un ammiraglio, genovese. Figlio di Ceva Doria di Oneglia e di Caracosa di Dolceacqua, fu molto longevo, abbracciando con la sua gloriosa esistenza la seconda metà del XV e la prima metà del XVI secolo. Fu un vero e proprio signore rinascimentale, dunque, che dopo aver conquistato con la gloria delle armi, i favori e la gratitudine di Francesco I di Francia, passò con grande disinvoltura dall'altra parte, cioè da quella di Carlo V di Spagna. Tutte queste altre gloriose imprese sono in qualche modo ricordate ed esaltate nel grandioso palazzo del principe di Genova, la residenza che Andrea Doria si fece costruire per viverci insieme alla sua corte. La villa, o palazzo del principe, già nel nome è una specie di simbolo che ci fa un principe all'interno di una repubblica. Eppure è vero, Andrea Doria fu per Genova un vero e proprio principe rinascimentale. E dare uno sguardo alla sua dimora, concepita secondo il progetto decorativo, pare a capire come doveva essere a quei tempi il castello di Dolceacqua. Ma soprattutto, di chi è quell'ombra che nelle notti d'estate si aggira per le rovine del castello? Nel 1270, Roberto Doria acquista Dolceacqua da due signori genovesi, che intanto lo avevano comprato dai conti di Ventimiglia. Ha inizio così la signoria dei Doria, che governeranno su questo borgo per i secoli a venire, modificandone variamente l'aspetto, insieme a quello del castello. Genovese, che divenne in qualche modo signore incontrastato della Repubblica.
dare uno sguardo alla dimora genovese di Andrea Doria ci può aiutare a immaginare come doveva essere il castello di Dolce Acqua a quei tempi. Come abbiamo visto, già nel 1400, sotto Enrichetto Doria, era stato costruito il grande cortile rinascimentale in cui si svolgeva tutta la vita di corte. Guarda come questa. Так вот кто у нас солнце. Verso il Piemonte, che impaurisca Genova, la Francia, la Spagna, quei turchi pure. Uno imprendibile da terra e l'altro imprendibile da mare. Li trasco qui. Così imponderanti. Luciano era colpevole, per me colpevole. Ucciso Giovanni, che era il mio zio e suo fratello. Io ho solo rimesso le cose in ordine. Разрушенный мир. Интересный. Самогонный аппарат. Она ламбрико. Мы тебе какой-то раку куплю. Poi vuol dire come musica. E questi li ho usati, dove, quando piccolino dove montagne.
È andato la povera Russia. Eh sì, amore, questo tanto in girisna. Вот это самое интересное здесь для меня. Вот этот символ. A quando questo secolo come ti pensi? Бомбардировка от стен явно античная. Disegno via tutto questo sicuro è bellissimo disegno e guarda tutto il rissunac исчез остались фрагменты наверное все было облицовано шикарно вот действительно я говорю вот такая синхронность это тоже часть этого ансамбля. Красота.